Gentile collega, trattiamo oggi della scansione degli assi lunghi, quindi quella che chiamiamo anche degli efflussi ventricolari. L'utilizzo di queste scansioni degli assi lunghi è stato controverso fino alla produzione delle ultime linee guida SIEOG, momento nel quale la scansione degli assi lunghi dei ventricoli consente una regolare concordanza ventricolo-arteriosa, l'incrocio della polmonare con l'aorta ed il calibro dei grossi vasi. Questa sezione permette la visualizzazione del cross tra la polmonare e l'aorta e quindi il regolare rapporto biometrico tra polmonare e aorta, che come sappiamo è intorno all'unità. Come otteniamo la sezione degli assi lunghi? Se partiamo da una sezione 4 camere apicale, ruotando la sonda verso la spalla destra del feto, e ricordiamo che i movimenti devono essere sempre molto piccoli, perché si tratta di una struttura ancora di piccole dimensioni, si ottiene la sezione dell'asse lungo di sinistra. La sezione di destra può essere ottenuta invece spostando la sonda verso l'estremo cefalico del feto, oppure ritornando sulla sezione 4 camere e ruotando la sonda verso l'emitorace di sinistra. Utilizzando questa procedura, quindi quella di ruotare la sonda verso l'emitorace di sinistra, osserveremo quello che è l'asse corto del ventricolo destro, con il tronco comune della polmonare che scavalca l'aorta passandole anteriormente e dirigendosi verso sinistra. Qui l'immagine appunto dell'efflusso ventricolare di sinistra, abbiamo detto che lo otteniamo partendo dalla 4 camera apicale, ruotando la sonda lentamente verso la spalla di destra del feto, mentre invece questo è l'asse corto del ventricolo destro, dove praticamente riusciamo a studiare tutto il cuore destro, dall'atrio, la tricuspide, il ventricolo destro, la semilunare destra, il tronco comune della polmonare che si continua poi con il dotto e si vede quella che è l'arteria polmonare di destra. Questa sezione la otteniamo invece ruotando praticamente la sonda, partendo dalla sezione 4 camere apicale, verso l'emitorace di sinistra. Se partiamo invece da una sezione 4 camere trasversa, nuovamente la sezione di sinistra la otterremo ruotando la sonda verso la spalla destra del feto. Dall'asse lungo di sinistra a questo punto potremo soltanto basculare la sonda, inclinare la sonda verso l'estremo cefalico e vedremo l'asse lungo del ventricolo destro con il tronco comune della polmonare. Se basculiamo lentamente la sonda, possiamo praticamente osservare in questa maniera il cross della polmonare con l'aorta. Qui abbiamo appunto l'efflusso dal ventricolo di sinistra dell'aorta, ottenuto ruotando la sonda verso la spalla destra del feto. E qui invece troviamo la sezione dell'efflusso ventricolare destro, quindi con il ventricolo destro e il tronco comune della polmonare. Gli obiettivi degli assi lunghi sono quelli di valutare la concordanza ventricolo-arteriosa. Nella sezione asse lungo di sinistra l'integrità del setto ventricolare nella sua porzione di efflusso, quindi nella porzione membranosa, il corretto allineamento setto-aortico e l'ecogenicità delle valvole cardiache. Quindi chiaramente se trattiamo dell'efflusso ventricolare sinistra, chiaramente avremo appunto anche la necessità di studiare l'allineamento setto-aortico e l'integrità del setto. Nella sezione di destra, invece, praticamente troveremo soltanto la concordanza ventricolo-arteriosa, il cross della polmonare sull'aorta, il rapporto tra la dimensione del tronco comune della polmonare e quello dell'aorta e l'ecogenicità e il dinamismo della semilunare destra. Le cardiopatie riconoscibili con la scansione degli assi lunghi sono nella sezione di sinistra il difetto del setto ventricolare in efflusso, con o senza male allineamento, che può essere appunto parte di una tetralogia di Fallot, ma può anche essere isolata, le trasposizioni dei grossi vasi, il ventricolo destro a doppia uscita e chiaramente le problematiche riguardanti i grossi vasi sia del cuore sinistro ipoplasico che del cuore destro ipoplasico e l'eventuale stenosi della valvola semilunare. Grazie.